Allora ragazzi, oggi siamo qui come avete visto ieri con la sedia di Jinx, con la maglietta di Jinx, che però non so in che lingua è scritto, boh, tipo penso che sia, vabbè, comunque questa dovrebbe essere Jinx Star Guardian. E finalmente andremo a giocare la nostra Jinx. Non avevo ancora fatto S, cioè non avevo fatto S, madonna, ma cosa sto dicendo, siamo tornati un po' a una vecchia Z Challenge. Non avevo ancora fatto Penta con Jinx, anche se l'ho segnato sul sito, solamente perché così smettevate di chiedere: ma hai fatto Penta con Jinx? Perché non hai fatta? Perché l'hai saltata? Perché siamo alla K e la Jade manca ancora un... perché aspettavo questo momento, ragazzi. Vogliamo far Penta con Jinx con il set completo o no? Ciao Suggio, buonasera. Ciao Luce. Però ecco una cosa. Secondo me, bravo, bravo Luce. Una cosa, effettivamente è uscita la nuova skin di Jinx. Il problema è che c'è un problema. È che io non ce l'ho questa nuova skin di Jinx. Come facciamo? Vabbè, non la prendo perché non sto a spendere soldi per una skin. Non le conosco. Però va bene, facciamo una sfida. Vi lancio una sfida, ragazzi. Una volta finita la Z Pentakill, facciamo di nuovo la Z Pentakill. Però stavolta la skin Pentakill Challenge. Pentakill con tutte le skin del gioco. Sì, no, vabbè, scherzo, non finiamo mai. va bene, troppo. Non esageriamo. Ma anche perché non potrei ottenerle tutte. Come fai a ottenerle prestigio? Vabbè, forse sì, in realtà quando le hai tutte poi le trovi prestigio. Però quelle antiche, quelle che valgono migliaia di euro, che ce l'hanno solo alcuni account, come fai? Ecco, quindi no. Ma fidati che nel frattempo che faccio Pentakill con tutte, in realtà non divento povero, perché sai quante cazzo di skin sono? Una volta che le compri una, poi devi fare Pentakill con quella. Poi dopo le compri un'altra, poi devi fare Pentakill con quella. Cioè, alla fine ne compresti uno o due al giorno. Se compri, quanti sono? Tipo 15.000 RP alla volta, risparmi. Mi pare. Arrivi alle skin Ezreal, ecco. Sarai fottuto. Arrivi alle skin Ezreal, sarai fottuto. Minchia, 15 Pentakill con Ezreal. Vedete, qua potete prendere questo che vi fa risparmiare, vi fa fare 15.000 RP in una botta, il massimo non c'è di più. Ecco la spatola d'oro. Oppure ragazzi, bisogna trovare un account che abbia tutte le skin. E in qualche modo impossessare. Vabbè, no. Secondo voi Ezreal Mid è un troll pick? Boh, Ludem, in realtà praticamente tutto è un troll pick e tutto non è un troll pick. Siamo arrivati a un'era di League of Legends, esatto, che casino, puoi dirlo forte. Siamo arrivati a un'era di League of Legends dove effettivamente parlando, ragazzi, qualsiasi cosa può andare ovunque e chi se ne frega, cioè specialmente nello basso, ok? Nello alto si gioca il meta a volte diventa un troll, tipo a volte il meta ti costringe a giocare, che ne so. Cos'è che c'è stato di strano ultimamente? Tryndamere Mid una volta abbiamo visto. Mi sembra l'ultimo mondiale, una roba del genere. Ci sono dei pick davvero strani. Si giocava Soraka top. Cioè, quello era diventato meta. Janna top. Ok, eppure sono troll pick normalmente. Quindi sì, siamo in un'era di LoL dove tutto va bene, cioè si evolve tutto in modo strano. Quindi ormai nulla è un troll pick e allo stesso tempo tutto lo è. Yumi mid è un troll pick solamente se non fai 20-0. Se fai 0-10 stai trollando, se fai 20-0 va bene, capito? È questo il fatto. Se tu dimostri che sai padroneggiare qualcosa, per esempio Pyke mid è considerato un troll pick. Eppure ci sono dei Pyke mid a Challenger che fanno una strage. Madonna santa! E che succede? E Zavitti, è arrivato, buonasera signor Zavitti, grazie mille di 10 sub, benvenuti regaz, buonasera Veigar mid, penso, sì, ha bannato Fizz, sono contro Veigar mid, abbiamo contro Master Yi, e guardate chi altro abbiamo contro ragazzi, il team del Mekago, Miss Fortune, più Lux, più Master Yi, più merda in questo team non ce n'è, bene, e allora si giocherà così, facciamo l'esplodi build su Jinx ragazzi. Facciamo esplodere tutto. Justice! Molto bene, signor Garen. Andiamo. Non ci sono skin, non fa niente. Monix dorme perché nel caso segno io le ruote. Vai, allora Sophie, segna tutto tu. Lucy, grazie del follow, benvenuto! Ok, aspetta. Sì, Lucy. La culetto song c'era prima. Buonasera, signor Dante, buonasera. Devo ancora cambiare le transizioni tra una scena e l'altra, è vero. Però... Ragazzi,
Aspettate, guardate, dietro la grafica di codice c'è un team con 3 milioni e mezzo di punti. Oh merda, ma chi abbiamo in team? Il dio dei Teemo, il dio del fastidio, bronzo 4. 3.500 punti, cioè 3 milioni e 500 punti. Vabbè, mamma mia. Grazie, grazie mille, Ryuko. Tantini, tantini quelli. Occhio a Samira, Samira ruba le kill, sì. Ma in realtà qua tutti possono rubare le kill, ma nemmeno così troppo facilmente, dai. Oh, Samira può fare collector, Shaco può fare collector, Teemo dà fastidio con i funghi, con il veleno, però c'è di peggio, dai. L'unico e vero Ives Double Zero, bentornato anche te. Grazie mille, Ives. Noi qualcosa lo vedo violetto, ma non sono dal torico cugino? Come no? Secondo me sì, se lo vedevi violetto. Sì, però smutati. Ah, ma come? Io sono smutato. Ma che dici? Ah, se tu sei nella stanza sbagliata, non sono io che mi devo smutare. Va bene, va. Cioè, fai l'annuncio pure. Prima ci guardi, magari. Vabbè. L'unico team player che accetta è Yernex. Lui è fantastico. Imecalypso! No! Le parentesi uncinate. Ma quante sub avvengono? Sentiamo, sentiamo il test. Parentesi uncinate. Vedi? Tutto ciò che metti dentro le parentesi uncinate non esiste. Questo è, hai scoperto questa cosa col test. Tutto ciò che è dentro le parentesi uncinate resta nelle parentesi uncinate. Non ci esce. Afk Yumi or Legit Yumi? Yumi, Legit Afk Yumi. Ah, perché ovviamente qua nello basso c'è questa cosa. C'è questa conoscenza. Cioè ormai si è capito che ci sono persone che giocano Yumi Afk, letteralmente, ok? E probabilmente sono dei bot programmati per stare AFK e non giocare. La gente ormai l'ha capito e si trovano con una persona letteralmente in meno che non gioca. Ciao Killsan, buonasera! Quindi vabbè, non è questo il caso ovviamente, non è questo il caso. Oddio, perché sono startato DV? Vabbè, volevo poccarlo, ma... Guarda, guarda come vuole picchiarmi. Ah sì, eh? Ieri abbiamo giocato Senna, ci siamo divertiti molto. Adesso proviamo a poccarlo un po'. Niente, non... lui si muove in modo strano, mi viene melee quasi. Non pensavo che facesse questa cosa. Che movimento. Ok. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinarci. Molto bene, molto bene. Voglio il mio Dark Harvest, riusciamo a prenderlo? Ma come non l'ho preso? Scusami, ti ho fatto danno? Ah, vabbè. Sì, le parentesi uncinate sono così. Provate a riscattare un messaggio vocale e metterci le parentesi uncinate, non dovrebbe funzionare. Poi non so perché uncinate, a me sembrano tipo maggiore e minore, ma vabbè. Inventa di tutto il bot. Shaco che sta laggando di brutto, 1500 di ping. Grazie mille ragazzi per questo hype train, grazie davvero a tutti. Ciao minore di raga maggiore, ti vediamo se va. E quello va, boh, non lo so. Forse è solo Imecalypso che ha questo potere. Come va la vita? Ciao, cosa ne so io? Tutto bene, te come stai? Ma perché mi dà così fastidio la luce ultimamente? Basta, elimino la luce. Farò un pochino più al buio, ma non fa niente. Non lo so perché, c'ho gli occhi che mi si distruggono, non ho capito. Perché la goccia non si stacca? Perché non sto colpendo con la W. La goccia si stacca solo quando faccio la W. E vabbè. La teniamo mezza rotta. Solo che non posso colpirlo perché non lo prendo. Esiste questa cosa chiamata mira che in questo momento io non ho, perché ero accecato dalla luce. La luce divina. Però non fa niente. Noi continuiamo a maxare la V in speranza di diventare radiosi. Non di luce però.
Irradieremo il mondo di oscurità. Leggeva parentesi incinate. Qui non le legge. Non lo so. Forse è un bot con una voce diversa. Oh cazzo, il carretto. Ok, preso. Mamma mia. Save all'ultima, eh. Adesso maxando la W. Quando ne prenderò una, mi sentirò soddisfatto. Capite come mai faccio questa cosa? Ecco. Un segreto. Professionale. Beh, lui è andato back. Non capisco come mai. Era full mana. Vabbè. Cavoli suoi. Beh, è una bella farmata, ragazzi. 39 minion contro 19. Qualcuno sa se devo fare qualcosa per la skin che ho vinto nel giro di palline? Non devi fare assolutamente niente, Givi. Devi aspettare che io ti contatti. Prossimamente. Perché non fai che normale ma solo blu e red? Chi cazzo è che ci gioca l'intera partita con Kane normale? Un nabbo? Mi stai dando del nabbo? Va bene. E banniamo questa persona. Come si chiama? Ludem. Eccolo qua. Via, fuori dalle palle. Oh no, povero Link. Non vedo l'ora di vedere quanti danni fai con una V. Ne farò molti, però dopo. Guarda che sono un maschio. Devi dire luce divina. Oh mio Dio. Ragazzi, ogni tanto vi fate odiare, eh. Io ulterei volentierissimo. Porca troia! Se fossero state vicine, esplodevano entrambe, facevo doppia così. Porca troia! No, la mira c'era, solo che erano molto distanti, raga. Sì. Sono andate molto vicino alla morte quelle. Qualcuno in chat è appena esploso. Buonasera Andrew, buonasera. Porca troia ragazzi, non ho ancora ittato una skill, una spell. Vabbè, ne ho sparate 4. Ci sta. Quello non potevo ittarlo, sarà di 3 minion. Addio Bono, ma si muove sempre in modi diversi. Ma come cazzo faccio a ittarti? Me lo spieghi? Aiuto! Ma che cazzo c'è qui dietro? Hito la prima, vai! Va bene, niente ragazzi. Oh, mi vogliono dannare proprio, con sta povera Jinx. Cioè, io non ho fatto niente di male per meritarmi tutto questo bordello. Ma che cazzo ho fatto? Assolto bot. Stavolta la uccido, raga. Allora, lei sta farmando lì. No, ho ultato troppo su. Mettere nel cespugliere e collare. Yes, of course. Team Rafkin un bash. Boh, non lo so, Timo sta farmando bene. Vabbè ragazzi, prima o poi riuscirò a fare qualcosa anch'io in questa partita. Per ora niente. Cosa fa quello? Oh ragazzi! Sì! Avete visto? Ho preso la V. Dai, sono le V di calibrazione, in late le becchi tutte, quello è ovvio, in late le becco tutte. Quasi one shottato, porca troia ragazzi. Ci hanno donati, Rap, ci hanno donati. No! Chi? Hanno donato! Ma cosa succede? Andiamo a sbattercene per... No ragazzi. Il San 91 ha donato 5 euro. Non posso. Ieri mi ero dimenticato di questi, non erano tutti, parentesi uncinate. Faccina no. Sole, faccina luna piena, faccina primo quarto di luna, faccina ultimo quarto di luna, faccina luna nuova luna piena, gufo gibbosa calante quarto di luna luna. Dai calante, per favore non posso adesso, fatemi, già non ho detto le spell, poi non sento le cose. Crescente, faccina cavallo luna crescente, globo 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 pianeta con satellite testa. Io non vi ringrazio se fate queste donazioni di merda. Nuvoloso sole, rana, arcobaleno, tornado, fuoco, collisione, cometa, alta tensione, stellina, poi... sole coperto, molto nuvoloso, nuvoloso.
nuvola sole coperto e pioggia unicorno pioggia temporale fulmini neve fiocco di neve pupazzo di neve vento nuvola di polvere goccia non so cosa succede sudore, ombrello con gocce di pioggia ombrello onda nebbia drago faccina sole faccina luna piena faccina come un'altra live di Naruto faccina, ultimo, ma che state quarto, dicendo luna faccina luna nuova luna piena gufo gibbosa calante quarto cos'è gibbosa ma cos'è gibbosa ma cos'è cosa significa gibbosa non vedo quarto di luna gibbosa, non vedo un quarto di runa faccina, cavallo, luna, ma questo cosa sta facendo globo, lì dentro globo, globo pianeta con satellite testa che gira stella stella che brilla parzialmente nuvoloso proprio io sto fermo e lui muore perché è un cretino boh non so cosa fa boh aveva detto do una kill a Jinx così perdiamo perché ha dato la kill alla persona sbagliata io Gilsan non so se ringraziarti dopo questa donazione strana cosa mi ha ucciso va bene l'attacco base immagino ah è una fase lunare ok scopriamo cose nuove grazie Kilsan di averci fatto scoprire cose nuove e anche della donazione Miss Fortune ha deciso anche lei di regalare una kill va bene l'importante è che non era quella con più soldi da dare perché così la uccido io l'altro oddio che succede ok ok cosa succedeva in chat intanto? Red gone! Wow! Ora ho visto il sub giftato, grazie mille! Ciao Volt, ben arrivato! Non so se sia stato Zavitti, immagino di sì. Visto che oggi la donate lui. Porca, sono arrivati dei se ne faccio un'altra. No, 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 grazie così. Se vuoi ne faccio un'altra. Benissimo. Sarò alla soglia delle donazioni. Non so nemmeno quante donate perché se me lo sono dimenticato, troppo bordello. Mi ha mandato in pappa il cervello. Quindi grazie. Saltando, saltando. Boom! Boom! Ha preso tutto! Avete visto, ragazzi? Non si scappa qua! Sì, letteralmente, non scappo. Invece sì! Stronzi! Oddio, no! Mi è dato male per l'emozione perché sono vivo e non lo sapevo. Ma come faccio a essere ancora vivo? No, si è presa la kill che volevo io! Vabbè dai, ho fatto un sacco di kill, porca puttana. Ragazzi, very GG devo dire. Se avessi preso anche la kill di Lux, sarebbe stato perfect. Però facciamo quasi perfect. Come si dice? Tipo nei giochi tipo gli picchiaduro. Quando fate perfetto, che fate 100-0, dice perfect. Però quando andate invece che state avete uno di vita, ecco vabbè, vi dice un'altra cosa. Ciao Roger, ben arrivato, grazie a Debiz Kilsan. Grazie alle Prime, signor Roger, quarto mese. 4 come Jin, 4 come le mie kill, 4 come i simboli delle mani. Molto bene, molto bene. Buonasera Vlacorado, ciao bello. Ben arrivati, ben arrivati. 4 come le donazioni. Cat Devolved, cosa fai? Cat Devoluto ha donato 1,24 euro. Ciao Rep, volevo informarla che ho finalmente capito di essere un cat a me infallito. Potrebbe bannarmi per qualche giorno per assolvere ai miei peccati? Grazie contemplazione della mi luna, state distraendo della luna, tutta, troppo butina, tazza lecca lecca barile di petrolio bussola treno alta velocità punta arrotonda, hai cambiato nick Dark Sunshine Dark, ok hockey, su prato, non riesco a parlare tanto alieno, qui io pedina degli scacchi bowling candela doccia bikini valigia cilindro quotidiano cronometro ore 12:30 clessidra timer chiave antica pugnale spade incrociate cuore nero men giù modalità vibrazione boom boom ciao grafico, boom dollaro, baby. Ok, ok. Dai ragazzi, ho 6 kill participation su 7 della mia squadra. Guardate, guardate, non può più muoversi. Oh porca, sono arrivati dei bits. Boom! Avete visto? Ittata una V, ittate tutte. È cambiata la partita adesso. You relate me, Jinx, you only ult me. Perché sei l'unica coglione che rimane con uno di vita ferma immobile. E poi sì, sei Miss Fortune. Yes. I hate Miss Fortune. Ah, rana in trappola.
Bene, bene, bene. Ah, eh sì. Ragazzi, siamo 8 a 10, eh. Ok, quello lì è grosso. Devo ammettere. Ma ne ho visti di più grossi, sinceramente. Oh, cazzo, chi è? No, cavolo, se uccidevo quella era doppia e qua facevamo penta. Certo per cento. Buono. Dov'è quell'altro? Ragazzi, una strage sta partita. Mamma mia. Mamma mia, signori, sta Jinx. Ma cosa sta facendo? Il bordello. Tutto. Continua a correre. Non si sa come mai. Cos'è che mi ha dato la speed? L'Herald? Buono. Porca puttana. Questo sì, ragazzi. Questo sì che è potente. Boom! Madonna santa, ragazzi, sta Jinx on fire, avete visto? Bastava hittarne una di W per caricarla. Mamma mia, no CD on V, Sims legit! Questa è la potenza di Jinx, ragazzi. Questa è la potenza di Jinx con la Lethality, con l'Explodi Build. Una roba assurda! Ci siamo cari, dovevo riscaldarmi, dovevo. Ciao Lecleo, buonasera! Voglio refreshare, posso o non posso? 4.000 gold. Grazie mille Lecleo. 9 mesi, abbiamo partorito. Grazie mille, grazie mille. Buonasera, bentornata. Oh, OMG! No! Why you want to report me? Please don't do it or I'm in trouble. Sono in pericolo, non farlo. Così pensa di aver ragione se gli dico questo. Perché penserà, ah, sei in pericolo perché ho ragione, stai cittando. In realtà no, sta cogliona, cosa cazzo pensa? Succedono solo cose brutte, non so, una bella notizia. Perché c'ho il gioco in inglese? 1. Cugino, hai visto il suggerimento su DS? 2. Cugino, la banca su Twitch. Va bene, grazie, grande Garen. Eh sì, poi la faccio la banca, prossimamente. Adesso no, sinceramente. Comunque sì, ho visto il suggerimento, infatti abbiamo già detto che dopo la Z Pentakill farò la Z, cioè la All Skin Pentakill Challenge. Pentakill con tutte le skin del gioco, non solo quelle di Garen, ok? Una cosa abbastanza breve, volevamo fare. Oh, oh, oh! Sta correndo, eh? Vabbè, ma lei ha la W. Ragazzi, ho scoperto il motivo per cui tutti quanti usano Miss Fortune. È la di carry più facile. Quello che è più semplice da giocare e da gestire, ok? Però, se qualcuno si imparasse un champion che non è Miss Fortuna di carry, sicuramente... Sarcasm doesn't work with me. Oh no! But... You didn't say to me why you wanted to report. Perché mi vuoi riportare? Dimmelo, cazzo! Blue gone. Cioè proprio le sembra una cosa tristissima. C'è Ing? Esploso per bene. Cheating! Your Wu has 1 second CD! Please don't, I just want to have fun. Buono, buono. Buonissimo.
Va bene, dai, è accettabile, è accettabile, è accettabile. Ne ha 3 di secondi, sì, ne ha 2,27, però lei, per lei è un secondo. Perché ovviamente cosa succede, ragazzi? Cosa succede? Che quando io prendo una W, loro vengono slowati per 2 secondi. E subito dopo ciò l'ho di nuovo. Quindi per loro è infinito lo slow e non possono mai schivarla. E questa è la cosa forte. Parli per me sicuro? In che senso spiedo? Parlo per te. Ci sta una challenge più corta dopo la Z, come la Z Skin Challenge. Facciamo un'altra challenge dopo la Z Challenge. Facciamo la no challenge challenge. Praticamente non devo fare challenge per un po'. E quella è la challenge. Così smettiamo di dire baggianate. Ok. No. Vabbè. Tanto ce l'ho di nuovo tra 20 secondi, la ulti. Ragazzi, la ulti non ha cooldown, avete capito? È fortissima Jinx. La swap challenge, giochi invertendo le mani. No, io volevo fare la all cosplay challenge. Cioè gioco tutti i champion facendoci il cosplay. Allora, una cosa anch'essa breve. Culetto. Culetto 2. Sottolineatura, Galli ha rispettato il vocale supremo per dire una cosa. Devo scattarli perché sono troppo lontani. Ciao, bellissimo. Come è andata la live di domenica? Purtroppo ero molto stanco per via del viaggio e non ho potuto seguirla. Ma soprattutto voi come state? Ah, la live di domenica è stata una delle live più importanti insieme a quelle di venerdì, perché nella live di domenica ho spiegato quello che è successo nella live di venerdì. 20.000 spettatori al cosplay di Miss Fortune. Facciamo la All Language Challenge. Gioco... immagino vestito... il cugino vestito da Miss Fortune. Ok, tutti tranne Miss Fortune. Facciamo la... la challenge dove devo parlare in spagnolo. Mi piace? Me cago challenge. Cugino vestito da Gian. Porca puttana. Sì, starei proprio bene. Cioè, praticamente non mi devo vestire. Vabbè. Va bene, se tu sacrificio è stato necessario, soldato. Attenzione, ci siamo, ragazzi, è partito il treno. È partito il trenino di Jinx. Dove sono i nemici? Niente. Affanculo. Language challenge. S.pio. Parli francese quando giochi fiori. Buonissimo. L'ulti al massimo quanti secondi ha? 26, 5 in meno di adesso. Mamma mia, che danni che facciamo con l'esplodibile. Facciamo danni sia con l'abilità, sia che sia con gli attacchi base. GG free win by a cheater. So much shame. Vergognati di essere un cheater. Non devi, non devi. Cheating. Comprare il CDR, una cosa nuova che non conosciamo, e quindi è cheating. Ciò che non ci conosce è hacking. Ma che cazzo dicono? Ma scusami, se sto facendo questa cosa è perché il gioco lo permette.
Perché è passato troppo tempo. Infatti adesso mi compro, ovviamente, dopo... Cosa c'è dopo questo oggetto? Lo sappiamo bene, il Lord Dominic, signori! Bravo Sol Galeo, lo sapeva, infatti. È passato troppo tempo. Adesso con un po' di Armor Pen dovremmo fare più danno a Tam Kench, così se rimane lui. Perché anche lui c'ha la zona, è un problema, capite? E devo ucciderne 4 di fila. Drazulti, per quello ci sono un sacco di guide. Guardate che danni che facciamo adesso. Mo' gli spara flash in faccia dei missiloni. Eccolo qua. Se uccidiamo per primo lui non sarebbe male, eh. Quanto cazzo va lontano? Cazzo culo! Ah, do, la ulti di Veigar mi ha annientato. Devo fare il barrier, ma forse sarei morto lo stesso. Cazzo, 2000 danni. E avevo metà vita. Non lo so. Se non mi sbaglio, ti possono bannare se riporti una persona per cheating. Ti bannano se hai cheatato davvero. Ma se tu riporti una persona e non ha cheatato, non ti bannano, ok? Non ti bannano te che hai fatto il report. Però scrivere in continuazione report e accusare una persona di cose che non ha fatto è bannabile, sì. Quello si chiama diffamazione. E diciamo che l'incitare al report non è una bella cosa, e quindi la Riot lo vede come spam, come ban, ok? Possono bannare se riporti troppo, sì, ti possono... Cioè, bannare no, però ti danno la chat ristretta se tu sei uno di quelli che reporta troppo e scrive troppo spesso report. Specialmente per motivi inutili e inesistenti come ah, la tua V ha un secondo ICD? No, ne ha due, non sai contare. Non sa contare nella sua mente. Sta uno, due, oh, me la rifà. Il pronostico della carità, i mercenari, ok, smuove la massa, va benissimo ragazzi, i vostri soldi donateli ai più poveri. Buono. Ne faranno un uso ottimale. Ciao Arrhenius, buonasera! Grazie mille della sub, ben arrivato Arrhenius, grazie mille del Prime, benvenuto. Tra i cugini. Basta letteralmente fare 2001, 2002 e così via. È che lei non sa i cooldown della Woody Jinx, perché lei gioca Miss Fortune, è andata sulla di carry più facile del gioco e pensa che ovviamente, cioè, non sa giocare gli altri, perché giocando solo quello... E mo? Si esplode, cazzo. Dov'è? Ma no però, che cazzo, dai, vaffanculo, gioco di merda. Scherzavo, bellissimo gioco. Giocateci sempre e via. Silux è sparita perché anche lei io la odio. Vabbè, ti abbandono al tuo destino. Combattilo, soldatessa. Ok, dai, ti do una mano. Hai visto? Potevi farcela con le tue forze. Brava, brava così, VP. Gli ho solo fatto credere in se stessa, ragazzi. Avete visto? Il suo bagliato l'ha abbandonata. E lei ha dato il massimo allora a quel punto. Se io non l'avessi abbandonata, lei non sarebbe cresciuta. Invece, grazie ai miei atti di buona fede, l'ho fatto per lei. Lei è cresciuta dentro. È diventata una guerriera. Grazie a questo. Fatti il runa, ci potrebbe stare, però vabbè, in realtà è uguale, cioè come hai visto one shot, quindi. Buonasera Poison, ben arrivato. Senza te sarebbe un 10-24. Esatto, quindi silenzio. Devono crescere un po' anche con le loro stesse maniche. Mica con le maniche degli altri. Nata Samira, cresciuta, faccio già penta con Jinx? No, questa è la prima partita. E purtroppo non è avvenuta in queste 29 kill, perché i nemici continuano a morire separatamente.
che cazzo ci fa top lane? Dobbiamo correre. Spronto che tanco. Sto per ultare. Timo non fa! Oh no! Questa partita è una disgrazia. Questa partita è una merda. Questa partita non si riesce a fare sta cazzo di pentakill. Oh, abbiamo bisogno di più CDR. Abbiamo abbastanza d'arno, non ci serve troppa roba vita. Mi compro il Navori. Allora, la mia ulti 25 secondi. La mia V2 15. 24, 1,99. Quando faccio un critico mi si ricarica al 20%. Quindi faccio sempre critico. Proviamo così. Ho 600 di AD. 101 di Ability Haste. Così è cheating. Slow per 2 secondi col down 1,99. E pensate che non ho altri oggetti cosa. Cioè io potevo prendere il Manamune al posto, che ne so, del Collector e altri oggetti per avere più CDR. Però in questo modo abbiamo anche i danni critici per gli attacchi base, che è questo l'importante. Così siamo diventati cheating. Mo si incazzano. Però sono diventato lento, cazzo, perché ho venduto le scarpe. Cosa? Mi è morto uno! E chi è morto? Non era la partita giusta, ragazzi. E quando non è la partita giusta non c'è niente da fare, bisogna aspettare la prossima. E andiamo alla prossima partita, allora. Vaffanculo te, coglione. Cosa faceva Masterini? Oddio, vabbè. È stato divertente lo stesso. Però non era la partita giusta. Andiamo al next. Sì, Timo pessimo. Sì, oltre al Timo anche il time. Proprio tempo, tempismi perfetti. Cioè, di merda, pessimi. E tutte cose brutte. Ciao, io vado. No, Luden, ma ti sei offeso per quella cosa di prima? Vabbè, non fa niente, dai. Poi un giorno ci becchiamo, ci diamo un abbraccio. Peccato, ragazzi. La nostra Jinx ha brillato. Non all'inizio, ai nostri skinny Jinx, forse è stato quello il motivo. La compriamo. Quanto costa? Perché non mettono le skin con le essenze blu, cazzo? Almeno così una volta che finite di comprare i campioni ti compri le skin. Cioè, sarebbe più carina come cosa, secondo me. Riot, ma fatelo qualcosa.